Buonasera, buonasera a tutti, puntata numero 10 di Pane e Toro, una puntata in un certo qual senso da traghettatori fra la partita contro il Palermo di sabato scorso in campionato e quella di domani sera, la trasferta a Copenaghen, che vorrà dire tante cose a proposito di Europa League e di futuro di Europa League. Scusate se mi viene da ridere, ma lo spettacolo qui è dietro le telecamere e non soltanto davanti alle telecamere. Buon appetito a chi di voi in questo momento è a tavola e sta mangiando, naturalmente con Pane e Toro non c'è che di meglio che mangiare. Il numero di telefono che è lo 011 248 9697, partiamo subito con gli ospiti, il professor Fabrizio Bellone. Buonasera prof. Buonasera, ciao a tutti. Eccoci. Perché ridi? No, rido perché ho distrutto la pelle. Ah, no, pure. Questo non me ne ero accorto, di altro sì, ma di questo non me ne ero accorto. Buonasera Giovanna Raballo. Buonasera Fabrizio, buonasera a tutti. Giovanna, bellissima la camicia, ma anche questa sera siamo vestiti da Rebecca? Assolutamente sì, siamo vestiti da Rebecca, da Stefanie. E le mando anche un saluto enorme perché oggi ha avuto un piccolo contrattempo, diciamo che la sua faccia ha incontrato le scale. E quindi io spero che, adesso non ho notizie, ma stava benissimo, no? Un grosso in bocca al lupo. Buonasera Beppe Gandolfo. Ciao a tutti, posso dire perché ridiamo? Devi! dai, racconta, perché è arrivato Valentino della casa. Allora diciamolo, buonasera Valentino giù. Della casa, la nostra postazione internet che... Come dire, tengo alto il vessillo, scusate, l'ho fatto cadere. La scenografia, sei riuscito a cadere tu e la scenografia. Per fortuna, lo diciamo. Però non mi sono fatto niente. Lo diciamo, la produzione, il computer è rimasto intatto, quindi poi, già qualcosa, anche il cartello non si è rotto. E poi la cosa più grave è che è arrivato più tardi di me, cioè qua l'unico autorizzato a arrivare avvisato, sulla scena. L'aveva detto. Che era rischio. Allora, è stato subito punito. Beppe, ti rubo il Toro che vorrei, il nuovo libro che avete fatto tu e Donaldo Rabino. Un paio di settimane fa, appena uscito, ne abbiamo lette, Silvia ha letto qualche pagina in trasmissione. Visto, grazie. E insomma, questa sera vorrei, quindi io te lo dico subito, così come dire, il tempo per prepararti, vorrei che fossi tu a scegliere una pagina che ti è particolarmente, cui sei particolarmente affezionato e ce la potessi leggere nell'arco della serata. Se la domanda è difficile lo facciamo più avanti, se la domanda è semplice lo possiamo anche fare prima della fine del primo blocco. Sì, va bene, trovo subito la parte. Nel frattempo noi continuiamo a presentare gli ospiti che non si limitano a Valentino della casa che è volato giù, lui, la scenografia e tutto quanto. Buonasera Valerio Liboni. Buonasera allora, a tutti. Allora, chi è Valerio Liboni? Prof, lo vogliamo dire no, chi è Valerio Liboni? Ma non Valerio lo canta stasera. Valerio canta, ma Valerio... Valerio è l'autore dell'inno storico, famoso, celeberrimo, il più bell'inno delle squadre di italiane che è ancora Toro. Sì, per tutti, tranne per qualcuno. In che senso? Tranne lo diremo dopo questo. A qualcuno importante non Toni piace. Toni Dettaglio, no, per non è l'inno del Toro o ancora no, Toro? No, per me è l'inno del è Toro. L'inno ancora del Toro. Toro è... Beppe, per te non è l'inno del Toro? Assolutamente. Allora, per tutti. Per tutti. No, allora, per te non è l'inno del Toro. Sono confortato da questa notizia. È sempre Toro. E quindi, è l'inno del Toro. Non ho capito perché non dovrebbe esserlo. Perché, posso raccontarlo velocemente? Niente, perché praticamente che nessuno, succede? Ultimamente vedevo che questo pezzo non vedeva più neanche una risia, che era l'unico guadagno che si poteva trarre dal fatto che lo mettono allo stadio, su Sky, dappertutto. Allora, avendo degli amicizi in serio, ho chiesto come mai. Allora mi hanno detto che il Torino non ha mai dato l'ufficializzazione. Allora bisogna dire, chieda, che la dia, io l'ho fatto. Lo vogliamo tutte le domeniche, lo è, io l'ho fatto. Ho telefonato in sede, ho parlato con un signore di cui non faccio il nome, molto computo nell'esporre i fatti, e mi ha detto che è una canzone come tante altre del Toro, non è l'inno ufficiale. Beh, per noi lo rimane, e per i nostri amici a casa forse era preoccupato di dover pagare più SIAE. Vabbè, insomma. Questo è. Toni Dellaglio, buonasera. No, buonasera a tutti. Finito di allenare? Sì, per oggi. Per oggi hai finito. No, anche perché, diciamo la verità, prima della partita, quando tutto lo stadio canta quel ancora Toro, è bellissimo, da brividi.
Assolutamente. Questo è il mio compenso, altro non voglio. L'ha detto, eh? L'ha detto in diretta in televisione. Il signore ha sentito. Allora adesso il Toro lo può ufficializzare. Ma che cattivi che siete! Ma quanto siete cattivi, ragazzi! Alla SIAE. Siete proprio cattivi, però. Chi se ne frega? Tanto per noi tutti. Per noi è quello lì. Tranne che per non posso dire. Ma dai, su, su, su. Grazie a Mara Toschino e Fabio Milano, appena tornato dal mare. Uno dice, ma come? A dicembre? Sì, noi andiamo al mare anche a dicembre. Valerio, fra l'altro, è quasi in partenza per andare a Cuba, quindi... No? Andiamo? Non voleva di dirlo. Nuovo. Non voleva dirlo. No. Già riparti. Adesso tornerò ad aprile, perché adesso c'è tutto il disco nuovo dei Nuovi Angeli, la tournée. Tornerò ad aprile e poi, vabbè, nel prosieguo della mia vita spero di trasferirmi definitivamente. Guarda, hai qualche aprire una trattoria che si chiamerà Pane Toro. Bravo. Così ti chiediamo i diritti. e non ti facciamo mettere ancora Toro come inno, pensa. Va bene. Grazie, dicevo, a Mara Toschino e Fabio Milano. Ovviamente per la pagina Facebook, che è un successone, cliccate ovviamente il mi piace sulla nostra pagina Facebook. Che cosa dire a proposito di Toro? Adesso voglio sentire i nostri ospiti. Fra l'altro Beppe ha già trovato la pagina, ma la tiene lì. Prima voglio sentire che cosa pensa del momento Granata con questa grafica che dice è l'ora di svegliarsi, l'ora di scuotersi. Il personaggio, il protagonista è El Kadduri, che è uno degli uomini davvero che sotto un certo punto di vista forse un po' manca, Beppe. Ah, assolutamente un oggetto misterioso per il momento. Io dall'inizio del campionato, se doveva essere lui quello che faceva la differenza, il nuovo Cerci, beh, per adesso veramente non è stato ancora individuato dalle parti dello Stadio Olimpico di Torino, né tantomeno negli altri stadi dove ha giocato il Toro. Tutti d'accordo su questo? Io su El Kadduri sinceramente ho sempre avuto dei forti dubbi che potesse essere quello che trascinava la squadra, e poi purtroppo è il più talentuoso della squadra, è quello che tecnicamente è sopra la media, quindi quello ci si aspetta anche di più, ci si aspetta, per quello che diciamo anche, abbiamo detto un mucchio di volte, lui è quello che può cambiare la partita. Ma quando? Il prof invece in questo senso? No, a me Kadduri piace, ma il ragionamento è che El Kadduri l'anno scorso ha giocato in un certo modo e ha collezionato un certo numero di assist, perché davanti aveva anche della gente che si sapeva muovere, sapeva puntare la porta e vedeva molto la porta. Quest'anno è molto più complicato, ha giocatori che vogliono essere serviti sul piede come Quagliarella e non nello spazio, diventa più difficile dare via la palla. Lui è uno che corre con la palla al piede, ha buona progressione e ha lancio, però per lanciare deve esserci qualcuno che si muove, se non si muove nessuno può solo correre con la palla al piede, diventa più facile limitarlo. Giovanna, ti sentivo perplessa invece. No, io dico che più che altro dovrebbe dare qualcosa, più che di più. Incominciasse a dare qualcosa. Ah, siamo buoni questa sera. Anche perché, se non mi sbaglio, il primo gol che abbiamo preso domenica è dal suo disimpegno con sufficienza. È quello che io non capisco di questo giocatore. Gioca sì, ma con la sufficienza, perché poi dopo, nel secondo tempo, lui ha alzato un po' il ritmo, è entrato nel gioco e il Torino ne ha tratto beneficio. Beh, il corner del gol di sì, no, dico, ma questo... Allora. Questo fa ancora più arrabbiare, quando lui si mette in testa di essere El Kadduri il più tecnico, ne beneficia tutta la squadra. Il giocatore l'anno scorso ha avuto più spazio, perché Cerci porta via due uomini, perché l'altro gioca nelle praterie e quindi lui trova lo spazio, ma lo stesso Farnerud dell'anno scorso fino all'infortunio ha reso molto di più con quegli inserimenti senza palla che quest'anno non abbiamo ancora visto, anche perché il giocatore è stato poco in campo. Quindi effettivamente, se facciamo un confronto sull'anno scorso, il confronto è sempre perdente, ma è perdente perché ti manca quel reparto avanzato che quest'anno non c'è. Valentino, su internet che impressione hai su Toro.it a proposito di El Kadduri? I tifosi sono abbastanza arrabbiati con El Kadduri, perché sì, si aspettavano molto di più dal giocatore, erano molto contenti del nuovo acquisto di Cairo, perché in realtà il Toro non ha esercitato il diritto di riscatto, lo ha poi ripreso, diciamo, in prestito con diritto di riscatto quest'estate. Erano molto contenti comunque i tifosi della conferma, lo sono meno adesso perché si aspettavano molto di più da parte sua. E stavo leggendo anche adesso le parole di Ventura, che proprio sul discorso dobbiamo andare avanti con le nostre forze, però ha assistito moltissimo nella conferenza gara di oggi, in previsione appunto della partita di domani. Dice Ventura appunto, dobbiamo passare il turno con le nostre forze, non possiamo pensare al risultato del Bruges. Soltanto che non sarà facilissimo, anche perché appunto El Kadduri sarà un giocatore fondamentale per quel centrocampo, anche perché sono tre giocatori per tre
per tre posti. C'è poca scelta, stavolta c'è davvero poca scelta. Amico al telefono, pronto, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Tony, sono un grande amico di Tony. Come si chiama? Solo a farvi gli auguri di Buon Natale. Grazie. Sono Stefano il macellaio, Tony. Ciao Stefano. Allora. Volevo fare un solo auguri di Buon Natale e volevo dire solo che Cairo è ora che metta mano al portafoglio, solo questo voglio dire, perché ha venduto e l'investimento che ha fatto è poca roba, quindi anche lui, se non è borno, come dicono in Piemonte, se non è cieco lo dovrebbe capire. Un messaggio, come dire, poche parole ma molto chiare. Grazie Stefano, tanti auguri di Buon Natale in anticipo. Ciao a tutti. Ciao Stefano. Grazie. Ma Stefano Macellaio, credevo gli avesse ordinato del bue grasso di Carrù, no, quando ha detto di mettere un portafoglio perché costa. Questo è un grande tifoso del Toro. Preoccupato. Allora, a proposito di El Kadouri, abbiamo parlato, chi è l'emblema in questo momento del Toro? Sicuramente il capitano, eccolo qua, e noi ovviamente ci affidiamo a lui, soprattutto dopo la partita di sabato. Un'ennesima dimostrazione di attaccamento alla maglia. Beppe, hai trovato un passo che ti piace particolarmente? Poi andiamo in pubblicità. Cesare Pavese nella Luna di Falò scrive: un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere mai soli e sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Quel paese per il pianeta Toro è il Philadelphia. Il perché lo spiega ancora un altro scrittore, l'inglese Nick Orby: non sono i calciatori, perché quelli possono cambiare. Non è nemmeno l'allenatore, forse non sono neppure le maglie. Il processo di identificazione fra i tifosi e una squadra nasce dallo stadio. Per tanti anni quello dell'Arsenal è stato la mia casa. Cambiavano la scuola, il lavoro, le abitazioni, ma lo stadio era sempre lo stesso. Bellissimo, se ne trovi un altro o altri tre, noi nell'arco della trasmissione andiamo avanti a leggere. Non è che vogliamo leggere tutto il tuo libro. Altrimenti non lo comprate più. Non lo compra più nessuno, però insomma. Ci fermiamo qui pochi secondi, poi torniamo ovviamente fermi lì con il telecomando. Pochi secondi, al massimo mangiatevi un pezzo di pane Toro. Glic, diceva il prof, noi abbiamo un'altra immagine in Glic, che fra l'altro, se eccola qua, dietro, guarda chi c'è dietro Glic, che festeggia. Fabio Bernardi. Quindi, guarda, da questa foto abbiamo avuto anche la possibilità di salutare l'amico Fabio. Allora, prof, sei pronto? Sono pronto. Prima di te, allora, andiamo ancora. Pronto è una parola grossa, però. Andiamo, io direi. Sentiamo da Valentino Della Casa che cosa ha detto in due parole Ventura oggi. Quali sono i concetti che ha espresso nella conferenza stampa che è finita da poco? Oltre a aver detto quanto ripetevo prima, cioè che il Toro deve contare soltanto sulle sue forze, Ventura ha parlato anche di mercato, dice la società sa bene come e dove muoversi. E poi un pizzico polemico su Bruno Perez, nel senso che Bruno Perez praticamente dice che non è il salvatore della patria, dopo il derby era diventato un fenomeno e invece contro il Palermo ha fatto una cosa che nemmeno un giocatore di Serie B, parlando dell'errore che praticamente ha portato al gol di Bala, poi il secondo gol del Palermo. Per cui insomma un pizzico di polemica per dire che il Toro non è Bruno Perez, il Toro dovrebbe essere appunto un gruppo e con la forza del gruppo Ventura conta di poter fare bene a Copenaghen. Che è un po' il concetto che Ventura continua a esprimere ormai da anni. L'immagine di Sassassullo che ha così debuttato da titolare sulla panchina granata è un'immagine piuttosto perplessa, come d'altra parte non si poteva non essere dopo la partita contro il Palermo. Prof, il test, sei pronto? Proviamo. Andiamo. È difficile essere realisti oggi parlando del Torino, perché se uno cerca di vedere la parte migliore, cerca di ragionare sul fatto che questa squadra può migliorare, che sta facendo tutti gli sforzi possibili e immaginabili, che l'allenatore fa acqua con quello che ha, che i giocatori ce la mettono tutta, che ogni tanto escono fuori delle cose buone, che c'è sfortuna, che non si segna,
perché il portiere avversario è bravo, beh, se uno si attacca a quello, dà così l'impressione di essere un illuso, di essere filosocietario. D'altro canto, se si critica troppo, se si ricorda che in attacco ci sono soltanto giocatori vecchi, che i migliori vengono puntualmente ceduti, che non c'è la motivazione a proseguire, che l'allenatore forse è troppo tempo che sta qui, se si inizia a criticare e a parlare di questo si viene criticati come pessimisti o come disfattisti, quindi non è facile. Alle volte però sono i numeri che ti possono aiutare, e i numeri ti aiutano ricordandoti che tu hai il penultimo attacco della Serie A. Il penultimo attacco della Serie A non è un numero che ti può mettere fiducia. Spesso il Toro ha segnato poco, ma ha risolto con una difesa che inizialmente pareva assestata sui livelli dell'anno scorso, quest'anno invece è semplicemente nella media. Quindi, avendo una difesa appena nella media e avendo il penultimo attacco della Serie A, tu fai fatica, come fa fatica l'Atalanta, che ha l'attacco peggiore della Serie A e che è una squadra ostica da battere da parte di tutti e che forse ha risolto il problema gol perché in un colpo ne ha trovati tre. L'altro numero che mi impressiona è 15. 15 è il numero dei giocatori della rosa del Torino che sono partiti per Copenaghen. Ora, sono stati aggregati tre ragazzi, uno dei quali non gioca neanche nella primavera, gli altri due sì, sono anche bravini, ma se tu parti con 15 elementi, forse al di là del fatto che qualcuno può essere infortunato e uno squalificato, forse hai fatto delle valutazioni sbagliate nella scelta della rosa all'inizio, perché questa non è stata una stagione costellata da infortuni o da infortuni gravi. Hai avuto qualche piccolo malessere e lo hai avuto soprattutto sui giocatori più vecchi che magari avevano anche qualche problemino di integrità dal punto di vista fisico. Quindi partire per una partita che la gente percepisce come una partita importante, perché può darti la fase successiva di Europa League e quindi ti può dare quell'ottimismo che convoglierebbe gli entusiasmi di tutti. Partire con 15 giocatori ti lascia intendere che davvero c'è qualcosa da fare. Ventura oggi ha ricordato che la società opererà sul mercato e che la società sa bene come operare sul mercato. Auguriamoci che arrivi qualcosa che possa migliorare questa squadra. Allora, nel frattempo ci godiamo questa partita, perché se non altro non sbaglierà i cambi. Avendo 15 giocatori ne giocheranno 12, 11 al massimo ne entreranno. Perfido, da lì non si sbaglia. Perfido, prof. Allora, prima della telefonata, Beppe, volevo sentire il tuo parere a proposito di quello che ha appena detto il prof. Manca un numero. Quanti punti ha il Toro adesso? Non tanti. Ne ha 13, che sono 3 in più della zona retrocessione. E che sono 3 meno dello scorso anno. Esatto. Purtroppo però sono soltanto 2 in più della zona retrocessione. 2 della zona retrocessione. Quindi è quella la cosa che più mi preoccupa in questo momento. Perché è tutto vero quanto ha detto il prof, è tutto vero che mai come contro l'ultimo abbiamo giocato in casa, abbiamo trovato quel portiere straordinario che prendeva tutto, quello del Bruges. Contro il Palermo altrettanto, Sorrentino ha fatto delle belle parate, 2 soli svarioni difensivi, però i numeri sono quelli, i numeri sono 13 e la retrocessione è a 11, e tu hai 2 prossime partite a Empoli, che è una delle squadre più in forma in questo momento. È un campo dove hai fatto spesso male. E soprattutto la Juventus è uscita da Empoli grazie a una punizione di Pirlo. Domenica scorsa il Napoli ha rischiato fino all'80esimo di essere sotto di 2 gol. E poi c'è il Genoa, che è la squadra, al di là di Roma e Juventus, in questo momento in assoluta maggior stato di forma. Sentiamo se ci arriva una bella ventata di ottimismo da casa. Pronto? Pronto? Buonasera. Ciao Fabrizio, sono Renato, buonasera a tutti. Renato, benvenuto. Allora, buon Natale. Buon Natale altrettanto anche a te, famiglia. Un po' Fabrizio, di ottimismo. Dovresti, Fabrizio, spostarti un pochettino verso la tua sinistra. Sì. Perché dove sei piazzato così, copri il muso del Toro
e sulla tua testa spunta solo le corna. Hai capito? In televisione si vede quello. Ho capito. Adesso c'è la pubblicità di Argenta. Bene, ma quando bene. C'è la figura del toro, tu sulla tua testa copri il suo muso. Spuntano solo le corna. Quindi ci abbiamo. C'è un po' a sinistra. Ci abbiamo un presentatore cornuto. Esatto. È vero, ecco. È vero. Aspetta un po'. Così ecco, è perfetto. Fermo. Così è perfetto. Sinistra. Con l'anello al naso, Fabri. Così non mi muovo più. Anche l'anello, guarda. C'ho anche l'anello. Se ti metti di profilo è l'anello al naso. Parliamo di Toro. Renato, allora, dacci un... Allora, detto questo, purtroppo, così, io avevo già detto in tempi non sospetti, prima ancora che cominciasse, che la Coppa ci porta via dalla realtà. Non c'è niente da fare. Noi non abbiamo la testa dall'altra parte. Domenica andiamo a Empoli, rischiamo di perdere. Poi c'è il Genova qui che è terzo in classifica. L'anno scorso era diverso. Io proverei, visto che Bruno Perez, quando viene in difesa, fa disastri, perché abbiamo preso 2 gol, però visto anche che davanti è forte, e corre, è scarta ed è veloce, lo proverei alla Cerci con un centravanti di fianco. E cosa volete che vi dica? Comunque... È però interessante, Renato, questa cosa. Ciao. Ciao Renato. Grazie Renato. Pensavo che l'ottimismo lo volessi da me. Aiuto, no, perché qui stasera, ragazzi, calma, Allora, no, però l'idea di Renato, c'è il Perez, Bruno Perez alla Cerci. Mi piacerebbe Cerci. Sentire da... Valerio. Ma questa era una cosa che si era già, forse avevo già sentita questa cosa qui, ma sei anche d'accordo? Prima gli l'hai visto problema qui della marcatura, perché lui ha questo problema qui, anche perché Ventura, lui è molto rigido su queste cose, specialmente sui movimenti difensivi. Però c'è l'unico problema di sfruttare meno spazi, cioè nel senso a meno campo libero, dove Cerci era anche più potente. Lui era uno che praticamente rientrava con sto sinistro a giro, portava via 2 o 3 uomini, cambiava passo. Lui è un po' più tecnico, lui lo vedi con la suola, è un po' più estroso di Cerci. Cerci tu lo vedresti però, insomma. Sì, lo vedrei. Anch'io. Beh, ok. Mi sembra. A me non dispiacerebbe provarlo e mi piacerebbe che avesse un mediano alla Gazzi, però, che però dite, gioca dall'altro lato. Però mi dite il modulo, perché io non ho mica capito il modulo. No, mi piacerebbe che giocassero a 3, 4 e 3. Lui potrebbe giocare, già adesso lo potrebbe fare. Se giocassero invece che a 5, ogni tanto hanno provato, hanno giocato a 3, hanno giocato col centrocampo a 4 con Vives e Gazzi in mezzo e con 2 esterni che potevano essere Darmian e Perez e poi El Kadouri dietro le 2 punte, no? Che poi non è molto diverso da giocare a 5. Però potrebbe giocare anche adesso, ma avrebbe bisogno di un mediano alla Gazzi dal suo lato e non di un mediano alla Vives, cioè di uno che gli cura le spalle e gli si allarga nel momento in cui affonda, per cui che lui poi possa andare a fare l'interno di centrocampo nel momento in cui deve recuperare. Giovanna, al di là dei numeri, ti vedo così perplessa. No, io ma sono sul assolutamente Perez... d'accordo con il prof. Cioè, sempre, che dice sempre. Lui, sempre. Poi quando parla di tecnica, di moduli, di 3-4-3, cioè per me Perez, più avanti o più indietro? Ma sta bene dove sta Perez. L'importante è che giochi. E l'importante è che faccia. Ovviamente domani non gioca. Valentino, a tal proposito, senti, ma Valentino, ma quanto vale il proseguo di Europa League? Perché se ne sono lette parecchie. Oggi la stampa, tanto per non far nomi, ipotizza 3 milioni di euro. Ieri Repubblica diceva 600.000, nel senso che fatti i conti. Quanto vale l'Europa League? Allora, il passaggio di turno vale più o meno 600.000 euro. Perché quindi ho scritto bene. Noi grazie. Dobbiamo calcolare 200.000 euro in caso di vittoria, perché bene o male il premio di della vittoria riguarda appunto una cifra fissa, cioè 200.000 euro, e se il Toro dovesse arrivare primo in classifica otterrebbe ulteriori 400.000 euro per il passaggio di turno, per cui questo salto ai sedicesimi comporterebbe un guadagno di 600.000 euro. Okay. Poi è chiaro, però arriva secondo, perché prima se arriva al secondo Bruges... invece ne prende 200.000, quindi sarebbero 400.000 euro in caso di vittoria, sempre, perché se il Toro invece dovesse pareggiare prenderebbe 100.000 euro, arriverebbe secondo, quindi ne incasserebbe 300.000. E poi certo, ci potrebbe essere possiamo un incasso positivo magari per i sedicesimi, ma questo ovviamente poi vabbè, andrà vista. È tutto a salire. Liverpool. Allora diciamo ragazzi, io direi possiamo fermarci qua. Noi ringraziamo Toni Dell'Aglio,
che salutiamo perché facciamo anche noi una sostituzione, non come quelle di Ventura, sono sempre buone sostituzioni delle nostre, sia per soprattutto non nei minuti di recupero, scusami. Per le giovanili le vediamo, vediamo com'è andata questa settimana per la primavera, subito dopo la pubblicità. Grazie a Tony, ci fermiamo grazie pochissimi a voi, secondi e ci rivediamo subito dopo. Perde il primato in classifica il Torino Primavera. Il pareggio in trasferta contro la Virtus Entella costa carissimo ai Granata, che si ritrovano ora a inseguire la Fiorentina, tornata più due dopo la netta vittoria in casa della Sampdoria. La classifica recita 29 punti per i Viola, 27 per i Piemontesi, che condividono la seconda posizione con lo Spezia. Sono queste le prime tre forze del campionato e per Morra e compagni ci sarà da sudare parecchio. Contro l'Entella, peraltro, era tutto cominciato nel migliore dei modi. Dopo soli 8 minuti di gioco, Trani portava in vantaggio i suoi, ma al 21esimo arrivava la risposta ligure con Zottino. Nel secondo tempo, al 24esimo, un rigore trasformato dalla Fuente portava i padroni di casa in vantaggio, ma era poi bravo Lescano, a un quarto d'ora alla fine, a rimettere in parità il risultato. L'attaccante sudamericano poi per poco non riusciva a realizzare la rete del nuovo sorpasso granata. Resta comunque la buona prova di Lescano, che appare ben inserito nel 4-2-4 architettato da Moreno Longo. Settimana prossima i granata sono attesi dall'incontro con il Varese, fanalino di coda del campionato a soli 5 punti. Per lo Spezia invece ci sarà un semi-derby contro l'altra ligure, la Sampdoria, mentre la Fiorentina giocherà contro il Bologna, squadra a metà classifica. Si tratta dunque di un'ottima occasione per il Toro per recuperare terreno prima della sosta natalizia. Il regalo che vogliono Longo e tutta la squadra è facilmente intuibile. Giulio Comellini ci ha fatto il punto della situazione a proposito della primavera del Torino, che comunque va bene, va oggi comunque ha giocato bene quest'anno, anche. Che oggi ha giocato e vinto, con ha vinto in Coppa Italia. In Coppa Italia. Cioè, quindi, come dire, si profila un altro derby, dico derby. Bene. Quarti di finale con derby Coppa Italia. Nuovo ospite per questa sera da Radio Stadio in diretta. Eccolo qua, Max Sciullo. Massimiliano, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie. Allora, innanzitutto, dove si sente e come si sente Radio Stadio? Si sente dalle 10 alle 13 tutti i giorni, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su Radio Alfa. Esatto. Quindi 90.1 oppure 94.150. Esattamente. Bellissima questa cosa, prof. Ho che già si scritto. Senta sulla radio. 90.1 non c'era la RAI. No, 92.1. Prof, ma lei al mattino è a scuola, che io sappia. No, vabbè, ma io mi attrezzo per quando entro, ad esempio al lunedì entro a mezzogiorno e quindi posso sentire. Basta un auricolare, nascosto. Certo, lui che insegna è perfetto, certo. Prof, insegniamo bene ai ragazzi. Allora, chi arriva a gennaio, dice la nostra grafica, la domanda è tutta per Valentino Della Casa. Poi Beppe ha trovato un altro brano, però. Secondo me l'ha trovato. Sì, 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 sì. Chi arriva a gennaio? È una bella domanda, perché il Toro vuole... Ventura l'ha anche detto, l'ha ribadito, ci sono necessari dei rinforzi. Ma va. Il Toro vuole... Una attaccante. Che bella notizia, Ventura è un genio. Il Toro vuole un attaccante... Valerio, stai bravo. E una mezzala destra, perché il non giocatore... Ho capito, un attaccante e una mezzala destra. Più ancora del regista, perché Nocerino è prossimo al taglio, Nocerino non ha convinto e... Un giocatore destinato ad uscire dai piani, completamente dai piani di Ventura e quindi del Torino. Di conseguenza il Toro deve cercare un giocatore che possa rimpiazzare anche numericamente quel posto, che in questo momento verrebbe poi rappresentato soltanto da Benassi. Di conseguenza si cerca una mezzala destra e si cerca ovviamente l'attaccante che possa dare una mano a Quagliarella, l'unico giocatore che sta segnando con un pochettino più di continuità rispetto agli altri. Poi si vedrà in base alle cessioni, perché se dovesse... Nomi, Vale, nomi. Zárate è l'obiettivo numero uno del Torino. Sono vere tutte le voci che riguardano i vari De Frel, Zapata, Piniglia, sono tutti giocatori che piacciono al Toro. De Frel è il giocatore che piace, diciamo, la nuova voce rispetto a tutti gli altri giocatori di cui si era parlato prima. È il giocatore, è l'attaccante del Cesena in proprietà con il Parma. Ha fatto due gol con l'Atalanta. Ha fatto due gol con l'Atalanta, poi comunque Cesena ha perso, cosa che tra l'altro ha causato anche l'esonero di Bisoli. Piace De Frel, piace soprattutto Zárate, perché è un giocatore di talento, capace di creare situazioni di superiorità numerica. Se tu dovessi scommettere un euro, su chi lo scommetti in questo momento? In questo momento su De Frel, perché mi sembra il giocatore comunque più facilmente prendibile, nonostante una situazione non facilissima, perché è uno dei pochi giocatori ancora in comproprietà in Italia, comproprietà che sta per sparire,
E tra l'altro con il Parma, che ha delle difficoltà anche societarie non da poco. Con il Parma Max, siamo bravi noi, abbiamo già preso Nocerino, Mauri, e siamo amici del Presidente. Molinaro. Sì. Ho sentito Bicciano. Non è più Presidente. Non è più Presidente. Sì, sì, appunto. Max, allora, fra Zárate, Piniglia, De Frel, piuttosto che, chi arriva secondo te? Io sono d'accordo con Valentino, De Frel è il più... pronosticabile secondo me, anche perché Zárate anche dopo i due gol all'Atalanta, questo lo deciderà Di Carlo, nel senso che se il nuovo tecnico decide che al Cesena serve uno come De Frel, De Frel ovviamente resta a Cesena. Bisogna capire il nuovo tecnico cosa decide. È chiaro che se parliamo di un prospetto che sia futuribile, De Frel è quello giusto. Su Zárate io ho parecchi dubbi, perché il primo anno alla Lazio fu strepitoso. Dopodiché è stato un uomo in fuga da se stesso, non ha più visto nessuno, ha questo fratello che lo muove, lo sposta. E allora sarei così. Che venga. Beh, certo. Ci mandi uno fratello. Allora, noi abbiamo due inviati a Copenaghen. Ah, sì. Due inviati a Copenaghen in collegamento con noi. Proviamo a vedere se riusciamo a vedere Carlo Gemelli e Silvia Vada, o Silvia Vada e Carlo Gemelli. Ma sono andare degli scemi, che com'è? Ah, tu dici? Dai, potrebbe sì, essere, chi lo sa. Adesso indaghiamo. Pronto? Ci sentite? Non ci sentono. Valerio, chi vorresti fra i nomi che abbiamo sentito? Io vorrei che cambiasse l'allenatore. Ma non vuoi l'allenatore? No, io vorrei un allenatore giovane, brillante. Ma da adesso o già da prima? No, da prima, lo dico da tempo. Mi piacerebbe vedere un Toro diverso, con degli schemi. Mi annoia vedere giocare il Torino. Ho capito. Per me è come un affetto valido, un soporifero. Ho capito. Dormo ogni tanto. Però sono perso in Serie A. Anche... Però in Serie A. Sì, però secondo te no, Ventura... intendo dire, grazie a Ventura il Toro è tornato in Serie A. Tu sei problema. Un venturiano, quindi. Beppe. Sì, io sono capito. Convinto che se siamo dove siamo adesso, nel bene e nel male, è solo grazie a Ventura. Fino a ieri condivido. Totalmente nel bene, in queste ultime settimane un pochino meno bene. No. Secondo me serve bene la linea difensiva, bene la mediana, l'uomo nella tre quarti che salta l'uomo e che crea gioco. Mi spiace dirlo, so che tanti sono contrari a questa mia scelta. L'unico in questo momento perfettamente adatto a questo ruolo e pronto a farlo si chiama Sebastian Giovinco. Mi fai, io adesso parlo con Angelo in regia, mi fai vedere il secondo striscione della maratona che abbiamo? Eccolo qua, si legge con una certa difficoltà, ma insomma il messaggio della maratona era molto chiaro contro l'arrivo di Giovinco a gennaio. Ce n'era poi un altro di messaggio, sempre in maratona, sempre sabato, si leggeva più chiaramente, ma lo striscione è stato tolto prima dell'inizio della partita, ed è un invito alla società, come dire, a darsi da fare per rinforzare la squadra. Siamo ancora in attesa di vedere se Silvia Vada e Carlo Gemelli dal Bar degli Scemi si collegano o da Copenaghen, chi lo sa, non si collegano. No. È strano, perché fossero andati a Copenaghen ci sarebbero collegati facilmente. Invece dal Tribunale di Torino, da Via Cavalli, no. Vedi come vanno queste cose. Beppe, ci leggi un altro pezzo? Nel precedente Il mio Toro, la mia missione, io e Donaldo abbiamo raccontato gli oltre 40 anni di vita granata del padre spirituale. Adesso cerchiamo di raccontare la speranza, il proposito di disegnare che cos'è il Toro, cosa dovrà sempre essere, le caratteristiche e le peculiarità che non possono mancare in nessuna delle sue componenti, a cominciare dai calciatori, quelli che scendono in campo. Ovviamente devono essere coscienti che la maglia che indossano è una specie di divisa, una seconda pelle. Mi piace perché Beppe non legge solo da gran lettore, ma legge da gran lettore granate, quindi alcune parole le scandisce lì non è la sapienza del lettore, ma è la sapienza del granata che lo induce a leggere. La maglia che indosso è una specie di divisa, una seconda pelle. Quello ricordare. È. Segnare allora, con la matita blu. Il signore El Kadouri non ha una seconda pelle granata, caro prof. Ma no che non ce l'ha, ma scusami, ma giocatore è il arrivato, secondo ragazzi, anno è il secondo anno che è in prestito. Cioè, se tu credi in una persona, certo. Gli fai un contratto. Se invece lo lasci tornare a casa e poi dopo pattuisci che ritorna indietro alla stessa maniera, sai, ti senti un po' usato. È come quello che fa il supplente a vita. Sì, sì, lo fa anche volentieri e lo fa scrupolosamente, però dagli una classe che possa tenere per due o tre anni. Chi ha la seconda pelle sono Glick, Moretti, Darmian, Bovo. Quelli che hanno contratto qui, però. Certo.
Calcio. Padelli. Padelli, Vives. Il professore parla come un libro stampato. Mi piace, Sì, mi piace molto. Devo dire detto come... da chi fa dischi, il libro stampato. Non solo, io qualche libro l'ho anche scritto. No, lo so, lo so. Anzi, lo so. Quello che stavo scritto sul Torino non lo faccio più uscire, perché sennò... quello arriva in diretta. Valentino, ci sono delle mail da leggere? Abbiamo 14 secondi alla pubblicità. No, però ce ne sono alcune sui top e flop, magari che possiamo leggere. Allora, poi facciamo così, tu leggili. I top e i flop questa sera non li facciamo graficamente, però tu dici un pochino quali sono gli umori della gente. Ma c'è chi mette tra i top... comunque Bruno Perez, dicendo era troppo bello il gol che ha fatto con la Juventus, quindi merita, per un tutto top, merita un top reiterato. C'è chi mette tra i top Martinez, perché sono finalmente contenti che si sia sbloccato. Ha fatto un bel gol. C'è chi invece mette tra i flop la difesa in generale, perché appunto subire dei gol, più che la difesa, le disattenzioni difensive, scrivono, nemmeno i nomi dei giocatori. Non dei giocatori difensivi, però. No, gli errori arrivano, mi sembra, anche dal centrocampo. E mi sembra che la difesa sia protetta non come dovrebbe. Poi il prof prima ha tirato le orecchie anche a qualche difensore, ma secondo me Maximovic, che si sta tirando su, Glick e Moretti sono effettivamente intoccabili. Se critichiamo anche loro, ragazzi, qui critichiamo tutti. Ci fermiamo qua? Ci fermiamo? Ci fermiamo. Tu? Come volete, solo se volete. Ma torniamo, non è che ce ne però andiamo. Però posate la forchetta, posate la forchetta, panetoro, e torniamo subito. Allora, salutiamo Silvia e Carlo. Il collegamento non è stato possibile farlo perché hanno una connessione lenta. Sono disturbate dal tribunale. Da qui a Via Cavalli sono particolarmente disturbate. Quindi domani ovviamente guardate ovviamente in TV la partita di Copenaghen. Ciao Silvia, ciao Carlo. Potevate anche venire qui e poi andavate al bar degli scemi dopo. Allora, abbiamo una grafica che è assolutamente particolare. Arriva da Firenze. Andiamo a vedere che cosa fa riferimento. Settore ospiti è la partita Fiorentina-Juventus che si è giocata venerdì scorso. Il settore ospiti non esiste, gli ospiti sono quelli che si invitano a cena e questi per casa io non ce li voglio. Ce li voglio. Bellissima. E mi è sembrata molto molto carina. Abbiamo parlato di attacco che non segna, e allora come non ricordare uno degli attaccanti per antonomasia del Toro? Parliamo di Ciccio Graziani. Noi ci portiamo avanti sugli auguri di Ciccio. Alessandra, la nostra amica Alessandra, ne sarà contenta, visto che Ciccio è nel suo cuore da sempre. Ciccio fa gli anni il martedì prossimo, ne fa 62, e noi gli facciamo gli auguri con il Come eravamo di Fabio Milano, che andiamo subito a vedere. Al tredicesimo il primo gol, doppio centro di Sala dopo una deviazione di Receconi e preciso colpo di testa di Graziani che spiazza Pulic. Lancio di capitan Sala per Graziani, che si libera di Catellani, dribbla anche Ginulfi e depone il pallone in rete. Mozzini si sgancia sulla sinistra, evita il difensore che accorre e centra. Graziani da 10 metri segna con un gran tiro al volo. Al trentesimo il Torino raddoppia, bella azione di Patrizio Sala che serve l'omonimo Claudio, cross immediato sul quale irrompe Graziani e infila. All'azione partecipano Salvadori, Graziani, Pulici, Pecci che tira, il portiere Conti che respinge e Graziani che riprende in sacca di testa. Ventinovesimo il Torino passa in vantaggio, su punizione Claudio Sala porge a Pulici, respinge la barriera, ancora Sala che viene atterrato fallosamente. Lo stesso Sala batte di precisione per Graziani, che salta di testa e insacca, 1-0. E al quarto perviene al raddoppio, punizione di Pecci, mischia in area, pallone per Graziani che batte Copparoni. Quando avete cominciato a pensarci seriamente allo scudetto? Ma quando siamo cominciati a passare in vantaggio dei primi in classifica, allora abbiamo avuto un po' questa convinzione, non tutti comunque, qualcuno di noi le aveva. Poi pian pianino ci siamo realizzati. E comunque riuscimmo a pareggiare quella partita, la Juve perse
e ci siamo laureati campioni d'Italia. Ma diceva Tutto Sport del giorno successivo, Beppe, a proposito di Ciccio e di quei giorni. Sì, visto che mi hai chiesto tre pezzi del libro, su questo toro che vorrei, io e Donaldo giochiamo a fare il nostro toro ideale, reparto per reparto. Per l'attacco, io schiero in attacco un attacco anomalo. Pulici davanti con Claudio Sale e Alessio Cerci sulle fasce a pungere e penetrare le difese avversarie. In panchina mi porto Ciro Immobile, Ciccio Graziani e Capitan Mazzola. Donaldo risponde no. Capitan Mazzola sempre in campo e poi vediamo. Beh, sai, già in quel toro che abbiamo visto, questo come eravamo, c'erano talmente tanti campioni che poi la gente si divideva. C'era chi aveva la simpatia per Claudio Sala, chi per Pulici. Alla fine Graziani, che è il giocatore che ha giocato più partite in nazionale di quelle che avevi, forse non era tra quelli più amati, per quanto fosse veramente un giocatore da toro, uno che si sbatteva davvero in tutte. Ma se oggi le punte che ci sono in campo nel toro arrivassero quei cross lì pennellati, ragazzi, anche teoma. A Mauri li metterebbe dentro, vero? Arrivassero dei con cross. Mauri ho qualche dubbio. Ma no, dai, anche a Mauri li metterebbe dentro quei cross lì. Tra l'altro sarei curioso, sono, ma se pennellati. Arriva Piniglia, di Mauri che si fa? Visto che hai nominato anche Piniglia, me era rimasta lì. Va a finire nel dimenticatoio. Nel dimenticatoio. No, voglio dire, diventerebbe la terza punta. Terza barra quarta punta che allora, avrebbe no. Il toro in organico. E Martinez? Ecco. Il vero punto interrogativo è Martinez, perché Ventura ci sta mettendo, come sempre, molto a lanciare un giocatore di quel tipo lì. L'ha fatto già con Bellomo, se vi ricordate, per cui la tipologia è più o meno quella. E l'età, insomma, tutto quanto. Scusate, tanto, ma secondo voi Martinez è pronto? Secondo me no. Secondo me sì, nel senso che l'unico che è veloce, sia Bruno Perez, lui è veloce. È l'elemento che in questo momento avrebbe di quello. Il gioco che ha bisogno Ventura da sempre, da quando era Bari, era difesa solida, via, contropiede, poi chiamiamola come vogliamo e tutto, ma sono le ripartenze micidiali che l'anno scorso faceva Cerci, in questo momento l'unico che può dartelo è Bruno Perez e Martinez. Uno come Martinez potrebbe giocare quello che giocava Garritano o Toschi ai suoi tempi, che non erano nell'undici titolare e in un calcio dove le sostituzioni erano all'umicino giocavano molto di più di quello che gioca Martinez. Mi stupisce che questo giocatore non venga utilizzato nell'ultima mezz'ora, perché a mio avviso questo è uno che negli ultimi 20-30 minuti ti può spacca dare qualcosa. All'inizio magari è difficile farlo giocare, però la sua crescita poteva risultare più accelerata se avesse giocato qualche quarto d'ora in più. Posso fare una domanda? Sì, prima però fammi sentire la risposta di Giovanna. Martinez. Non ero preparata. Benissimo, andiamo con la domanda. Volevo ero sapere sui Babbi Natale. Che fine fanno, dove vanno la Rondo e Barreto? E sei cattivo, io Valerio così cattivo non ti ho mai trovato. Mi sono preparato. Hai presente quando ordini un pacco e ti arrivano dei pezzi che sono avariati o rotti? Cosa fai? Vanno qui. Ma ragazzi, non è che l'hai rovinato, uno l'ha inseguito per 2 anni. E l'altro l'hai riscattato per 2 anni, coccolato in 2 maniere, e l'altro hai fatto di tutto questo. Ma questo è incomprensibile, perché all'inizio dell'anno pareva che questo avrebbe dovuto essere, se non il titolare, il giocatore stella della stagione. La sorpresa è positiva, poi ha giocato male. È scomparso nel nulla. Bisognerebbe approfondire. Max Martinez, lo vogliamo vedere di più? Oppure sei d'accordo con me che in questo momento non è ancora pronto? Secondo me va fatto giocare. Io, gente che segna stando in panchina, non l'ho mai vista, neanche i fenomeni. No. Però quando c'è giocano un rischio che in questo momento con questo toro rischi di bruciarlo, nel senso che l'altra volta ha fatto gol, evviva, se lo metti e per 2 partite magari non fa quello che deve fare, archivi Martinez e lo perdi. Martinez l'ho visto già bene in quella partita in casa col Bruges, quindi sì. Lì vabbè, poi arrivava il derby, non era il caso di schierarlo, col Palermo ha segnato, io mi aspetto che giochi titolare domani, Domani sì, domani credo sì. Che parta, cioè, già con Amaurì e Quagliarelli. Domani. Condizioni, le formazioni di domani dovrebbe giocare Bovo al posto di Maximovic, in realtà come posizione, perché Maximovic dovrebbe posizionarsi sul centro, cioè sulla destra, Darmian a sinistra. Dobbiamo, il centrocampo è lo stesso, è quello che dicevamo, è quello a tre, perché ci può portare tre giocatori. E l'attacco dovrebbe in realtà essere composto da Martinez e Amaurì, con Quagliarella in panchina pronto su subentrare. I dubbi sono quelli, no? In però attacco 2 su 3 e dietro facile, Jansson al posto di Glick,
forse Gaston Silva a dare il turno di riposo a Moriti. Se non gioca oggi Gaston Silva non ma gioca è molto più. Difficile che è molto difficile che Ventura faccia allora, in difesa un turnover così grosso perché domani è una partita importante. Ha bisogno esattamente infatti io clicco c'è bisogno di giocare, c'è bisogno di farli giocare di far giocare ovviamente Padelli in porta. Giovanna, dicevi? No, che ho capito la domanda. Ma dopo te la spieghiamo se no. Allora, i Babbi Natale cosa vogliamo dire? I Babbi Natale, allora intanto tu dovresti avere una locandina. Ce l'ho. Vero, sono bravo, preparatissimo. Esatto. Quinto raduno dei Babbi Natale, domenica 14 dicembre alle ore 11, se fate vedere la locandina. Eccola qua. Contenta, fantastico, qua. Così io leggo nel frattempo. Un grandissimo programma, l'obiettivo ovviamente della raccolta cioè è una raccolta fondi e quest'anno è il potenziamento del centro Ustioni del Regina Margherita. Che dove? È l'unico punto cosa? Dove si trova? Dove e il quando? Ritrovo è di fronte all'ospedale Regina Margherita in piazza Polonia domenica 14 alle ore 11 o altrimenti siccome ci sono un sacco di cose ci sono anche delle corse ci si ritrova alle 8 del mattino per chi vuole fare la 3 km basta eccetera. Alle 11 se no alle 11 se non volete fare come trovo che alle 7 già lì che cammina alle 11 va benissimo insomma. Per informazioni www.fondazioneforma.it. Ecco, se no ci chiamate ve lo diciamo noi. E questo grazie. Per quanto riguarda i Babbi Natale, ricordiamo domenica alle 11. Il come il nostro, la nostra consueta grafica, Beppe, quest'anno l'abbiamo raddoppiata, quella del Philadelphia, perché oltre ai giorni della vergogna, che sono oggi 6.353, abbiamo anche i giorni della speranza, che sono sì, quelli sì. Che ci portano al 17 ottobre 2016, quando incrociamo le dita potrebbe esserci l'inaugurazione, 677. Altre cose da dire, rubo il libro a Beppe Gandolfo, eccolo qua, Il Toro che vorrei con Donaldo Rabino, insomma c'è di tutto da leggere, mi fa piacere. Successone, la prima edizione. Successone sta diventando anche questa davvero un libro da non perdere. È un modo anche per aiutare le missioni di Donaldo Rabino perché tutti i ricavati vanno proprio beneficio. Per l'America Latina. Perfetto. E poi mi fa piacere vedere che nelle migliori librerie è insieme ai bestseller e non è bello, esclusivamente sono in i bestseller che nelle dove migliori ci librerie sono, sì, sono bello, è bello. Ma perché non azzecco mai una cosa che vada a mio però tutte le cose che vanno bene vanno per beneficenza. Allora abbiamo trovato che cosa fare di pomeriggio e di pomeriggio e cioè leggere il libro di Beppe. Di sera si sentono i dischi di Valerio Libone. Al mattino si sente la radio. No, tra l'altro c'hai anche vista anche un film, sì. Sì, beh, nel film parleremo un'altra volta. No, mi piaceva parlare di questo libro che tra un po' entrare alla luce. 5 secondi. Che si chiama Io questa maglia sognavo da bambino. Perché io sono uno di quei. Voi dite, ma quanti anni ha questo? Io sono stato a Filadelfia. Io l'ho visto giocare. Ma sei un ragazzino lo stesso, forse proprio perché sei stato a Filadelfia. Chi non ha nulla da fare al mattino, invece, dalle 10 alle 13 può sentire Radio Stadio, Max Sciullo. Avete sentito la voce rauca questa sera perché, che ne so, ha preso freddo. La voce altrettanto rauca dell'altro influenzato che è Giancarlo Emanuel, il nostro socio, amico Giancarlo Emanuel, mio socio dalle 10 alle 13 su Radio Alfa che è 90.1 oppure 94.15 esatto, se no anche in streaming se vogliono ci anche possono vanno sul nostro sito radiostadio.net e ci sono tutti i dettagli per stare in nostra compagnia anche perché parliamo di Toro, parliamo di Juve, parliamo con ospiti come Beppe, come te e tanti altri ex calciatori, allenatori eccetera eccetera, ma quello che vogliamo noi è parlare con la gente, per cui messaggi, mail, WhatsApp, tutto quello che viene in mente noi ascoltiamo, rispondiamo e noi ti veniamo a sentire. Ti ascoltiamo sicuramente. Grazie Max, grazie a Valerio, grazie a Beppe. Grazie a tutti voi. Prof, grazie, Giovanna, un bacio. Valerio, Valentino. Grazie, stai seduto, non ti alzare. Forza Toro, che vogliamo andare avanti questa coppa noi. A Carlo e a Silvia che dicono di essere a Copenaghen, ma noi non ci crediamo. Buona serata a tutti, ovviamente Forza Toro per domani. Ciao a tutti.